Se da noi, dal momento in cui si immagina un'opera pubblica, al momento in cui si apre un cantiere, possono passare anche 3 anni e non ci deve essere un ricorso alla magistratura amministrativa, beh, con questi tempi, mi dite come facciamo noi a portare avanti una manovra anticiclica, che è quella che serve nella regione che ha il più alto tasso di povertà in Italia? Perché di questo si tratta. L'obiettivo oggi, la parola d'ordine, è accelerare nella spesa pubblica, accelerare, creare investimenti, quindi alimentare l'aumento dei consumi, ridare fiato alle famiglie. E come fai ad aprire un cantiere, 2, 3, 10, 100 cantieri, se i tempi sono questi? E spesso con una burocrazia ostile, forse non per mala volontà, ma perché formata con tempi della politica che non sono più quelli attuali. Ah, e ora vedremo. Certo che bisogna vedere, caro Presidente, dobbiamo studiarla questa cosa, sì, ma non per bisogno di studiare, direttore. Il Presidente, che c'hai sulla vista? Ci sono 50 pratiche, visto che cerchiamo anche il personale. E quindi, naturalmente io faccio una buona cura per il fegato, però è anche vero che assieme a dirigenti un po' lentocrati ci sono dirigenti che dobbiamo frenare, vero ingegnere Russo? Ce ne sono alcuni, o dottore Fabres, perché per fortuna non tutti hanno una concezione del tempo da archeologi, ecco, perché c'è qualcuno che misura il tempo in ere e qualcuno come me che misura il tempo in minuti, perché la viabilità, partiamo da quella, certo, l'ANAS